La Terecchieti ha presentato questa mattina la Casa dello Studente, un'opera centrale per la città che si svilupperà su 7 piani e si comporrà di 49 posti letto distinti in 23 camere doppie e 3 singole. È stata progettata e realizzata sulla definizione di uno standard idoneo anche alle esigenze dei portatori di handicap. Inoltre è già stata attivata un'interlocuzione con l'Università d'Annunzio e con tutti gli enti interessati alla definizione di una gestione condivisa. Sì, oggi è un giorno molto importante per la Ter di Chieti perché finalmente riconsegniamo alla città di Chieti, ma all'intero territorio abruzzese, la Casa dello Studente, una struttura che si attendeva da circa 30 anni e che il nuovo CDA nominato nel 2019 con la presidenza del dottor Tavani ha ripreso e ha riattivato tutte le procedure necessarie per poter giungere ad oggi e dare anche a me l'onore del taglio del nastro unitamente alle massime autorità. È un'opera che è pensata per riconiugare e ricollegare la città bassa alla città alta, in una logica di marketing attrattivo per gli studenti, facendogli riscoprire anche il fascino della città e la sua storia. 49 sono i posti letto, 23 sono le doppie, 3 sono le singole. Ogni area di camere ha la possibilità di avere aree relax, aree cucina condivisa e soprattutto la parte più strategica, che come aveva anticipato il presidente, sarà oggetto di una immediata ricognizione per la migliore gestione e erogazione dei servizi, sia per quanto riguarda i servizi accessori, che sono i servizi di palestra, bar e ristoro, che nella logica di Ater sono, come anticipavo, da riconsegnare alla collettività tutta e non solo alla comunità degli studenti. Riqualifica il territorio della città alta, della città che ospita il centro storico e gioielli architettonici e culturali del capoluogo. È importante perché da 40 anni si attendeva una destinazione per questo edificio, si è per troppi anni promesso cose che non sono state fatte, finanziamenti che non sono stati erogati. La nostra amministrazione ha provveduto a completare questo percorso, ad erogare materialmente all'Ater i finanziamenti, l'Ater ha messo anche risorse proprie per completare l'opera e per consegnarla oggi alla città, all'Ateneo in particolare, all'Università d'Annunzio, che potrà così rafforzare la propria offerta formativa sul fronte dei servizi, avvicinare più studenti alla frequentazione di questo Ateneo e della città di Chieti in particolare grazie a questo luogo.